Bentornati a tutti gli amici e telespettatori di You Capital 24, grazie per essere con noi nel nostro lunedì mattina che si è aperto, almeno per quanto riguarda i mercati azionari europei poco fa, con un'apertura positiva, con un segno verde predominante all'interno di tutti i listini del vecchio continente. Andiamo subito a vedere la situazione e a commentarla con il nostro primo ospite della giornata che è Alessandro Aldrovandi di Strategia di Trading. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Alessandro per essere con noi quest'oggi. Primo giorno della settimana, tra l'altro ultima settimana del mese, appunto che chiuderà questo mese di ottobre. Ti chiedo subito un commento di giornata. Sì, una giornata che è impostata al rialzo, direi inaspettatamente, visto la chiusura negativa di venerdì sera delle borse americane che prima durante la giornata avevano quasi avvicinato il proprio massimo storico, per poi nel corso del pomeriggio e della serata di venerdì hanno repentinamente invertito la propria rotta con una veloce e violenta discesa fino ad andare a chiudere in territorio negativo. Quindi ci si aspettava una negatività anche per la giornata di oggi, che invece non c'è. Direi invece che già anche i future americani sono, direi, già rialzisti anche loro, pur essendo ancora mattina, ed è tutto impostato al rialzo. Credo che questo rialzo però sia, tra virgolette, mendace. C'è qualcosa che non quadra e non funziona dal punto di vista grafico, dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista fondamentale. È vero che il mercato, i mercati europei in particolare la scorsa settimana hanno raggiunto dei supporti, supporti che non sono stati violati al rialzo, quindi tecnicamente hanno ottenuto, però è anche vero che prima o poi questi supporti verranno violati. Quindi in realtà la giornata di oggi è da considerarsi e da interpretarsi come un rimbalzo sul supporto, ad esempio il supporto 34.500 di FTSE MIB. Questo però non vuol dire che il mercato, come credo, non arriverà nuovamente a livello 35.000, ma si fermerà ben prima. Credo che il mercato, purtroppo, nella discesa che abbiamo visto nella prima parte della scorsa settimana, non è ancora terminata, non è ancora finita. Vedremo nelle prossime sedute ancora ribassi. Questo, quella di oggi, la prendiamo bene, per carità, ben venga, però è solo esclusivamente un rimbalzo di corto respiro. Perfetto Alessandro, all'interno del nostro azionario che cosa stai monitorando quest'oggi e questa settimana, insomma, visto che siamo al primo giorno appunto di questa settimana che chiuderà il mese? Beh, come al solito sto monitorando il settore degli utilities, il quale è l'unico veramente con una struttura grafica decisamente positiva, quindi il titolo Italgas, il titolo Enel, il titolo A2A e anche il titolo Acea, pur non facendo parte del FTSE MIB. E poi rimane sempre valido il titolo Stellantis in un'ottica di rimbalzo dopo aver perso così tanto dal massimo storico dello scorso marzo, e due industriali che mi piacciono molto, sui quali faccio trading, che sono Amplifon e Campari. Anche Campari ha la possibilità di recuperare il tutto. E poi in particolare nella giornata di oggi vedo, ho visto interessante il titolo Eni. Il titolo Eni perché ha aperto in gap down, quindi un segnale di debolezza molto forte dovuto al fatto che il petrolio e già i future del petrolio questa mattina stanno perdendo ben il 5% e quindi l'Eni ne è correlato. Però, ripeto, una discesa è così importante, un gap down che prima o poi dovrà essere ricoperto, io per titolo Eni, in un'ottica, diciamo, di qualche giornata, di qualche seduta, in un'ottica multi-day, ritengo che ai prezzi attuali sia una buona occasione d'acquisto perché, secondo la regola dell'analisi tecnica, appunto, i gap prima o poi vengono chiusi.
Alessandro, hai anticipato, insomma, la notizia principale che stona appunto sui mercati quest'oggi, che è la forte discesa del petrolio. C'è qualche motivazione che sta dietro un ribasso del 5%, tra l'altro su entrambi i mercati, quindi in IMEX e anche quello europeo? Sì, beh, diciamo che il motivo fondamentale è una cosa risaputa che pochi non riescono a credere, ma è un dato di fatto: la domanda globale di petrolio al mondo sta calando e sta scendendo, per cui è chiaro che un petrolio che è una commodity pura, il cui prezzo è formato dalla domanda e dall'offerta e dalla loro in contrapposizione, è chiaro che un calo della domanda fa sì che siano più i venditori che i compratori, per cui il prezzo non fa altro che scendere. Anche dal punto di vista grafico-tecnico, effettivamente sono state toccate delle resistenze 2 settimane fa sul livello 77 dollari, e quindi il mercato è assolutamente impostato a ribasso, perché vengono continuamente violate tutti quelli che sono i supporti. Il primo supporto era 72,50, è stato violato, e poi è stato violato quello successivo a 70, e adesso siamo ritornati a violare anche quello ultimo, che era di 68,70 proprio nella giornata di oggi, per cui siamo indirizzati verso i 67,50. E poi su 67,50 ci potrebbe essere una reazione ed eventualmente un rimbalzo. Quindi l'impostazione è assolutamente positiva. La motivazione di fondo è che comunque c'è una domanda calante di petrolio nell'economia mondiale. Perfetto, Alessandro, un'ultima domanda prima di salutarci, un pochino più operativa. Stiamo per entrare nell'ultimo bimestre di quest'anno, molti si attendono un ribasso sui mercati azionari, insomma, visto il trend positivo che non ha mai abbandonato gli indici non solo europei ma anche americani. Cambia in qualche modo l'asset allocation in questi ultimi 2 mesi dell'anno fino appunto alla fine di questo 2024? Beh, sì, nel senso che anch'io sono abbastanza d'accordo che il mercato, non dico che sarà ribassista, ma si manterrà più o meno su questi livelli abbastanza alti in trading range, con una, diciamo, pressione ribassista, ma senza crolli. Non vedo violente discese, non vedo violente configurazioni a V che abbiamo visto ad esempio nel mese di agosto. Non vedo drammi di questo genere. Cadute del 5% ci possono stare, però nulla, poi potrebbero essere subito riassorbiti. Insomma, alla fine dei conti, da qui alla fine dell'anno non dovremmo perdere moltissimo, e più o meno le quotazioni dovrebbero rimanere abbastanza stabili. Ripeto, in un trading range, un'oscillazione, ecco, abbastanza contenuta. L'asset allocation dovrebbe rimanere quella, diciamo, prudenziale in questi casi, che poi nel lungo periodo è stata una di quelle che ha reso oggettivamente di più in termini di rapporto rischio-rendimento, cioè un 40% azionario e un 60% obbligazionario. Poi per chi invece è più convinto di un ribasso del mercato, effettivamente è una voce che sento anch'io, molti analisti sono più pessimisti di quanto non sia io. Beh, allora in questo caso, per chi è convinto invece di un forte ribasso del mercato, l'asset allocation sull'azionario potrebbe essere ridotto al 30%, però non più di un tanto, nel senso, io rimango convinto della mia opinione, non dovrebbero esserci crolli imminenti. Perfetto Alessandro, ti ringrazio moltissimo per la tua analisi e ne approfitto per augurarti una buona settimana. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a te Giulia, buon trading a tutti. Grazie, noi invece ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo insieme, sempre qui su YouCapital24.